Questa mattina abbiamo tentato di attraversare un po' il grande mistero della sapienza della croce. Permettetemi oggi pomeriggio di poter completare, diciamo così, la riflessione di questa mattina toccando certamente il cuore stesso della nostra fede cristiana. Perché noi abbiamo un cuore, la fede ha un cuore che è così concreto che possiamo toccarlo, possiamo vederlo, possiamo celebrarlo, ed è l'Eucaristia. Anzi, dovremmo dire che tutto il cristianesimo è condensato in questo grande mistero dell'Eucaristia, la sapienza della croce, cioè la sapienza del crocifisso risorto, è palpabile, è toccabile, è esperibile, cioè possiamo fare esperienza di questa sapienza nel grande mistero dell'Eucaristia. Allora dedicherò questa seconda parte della nostra giornata tentando di, siccome proseguono gli esercizi di umiltà, dovete lasciarvi umiliare dalla mia meditazione sull'Eucaristia di oggi pomeriggio. Allora lo farò a partire da quella grande provocazione di cui accennavamo questa mattina, che è la provocazione che dà l'Evangelista Giovanni quando racconta il mistero dell'Eucaristia. Ci troviamo al capitolo 13. Del Vangelo di Giovanni, qui iniziano i cosiddetti discorsi di addio. Ecco, la scena è interessantissima, almeno in maniera provocatoria, così come la costruisce Giovanni. Cioè, la cosa più importante della cena accade a tavola. Il pane, il vino, i gesti, lo spezzare, il distribuire, le parole dell'istituzione. Invece sembra che Giovanni accenda i riflettori non tanto su quello che accade sulla tavola, ma quello che accade immediatamente prima di sedersi a tavola, come se la cosa più importante è il gesto che lui racconta. E in un certo qual modo ha ragione, cioè grazie alla sua istituzione dell'Eucaristia, che viene fatta attraverso il racconto della lavanda dei piedi, noi abbiamo davvero davanti ai nostri occhi in maniera completa che cos'è il mistero dell'Eucaristia. Cioè il mistero di questo sacramento non è qualcosa che inizia e finisce in maniera sacramentale in un'azione liturgica. Ma l'azione liturgica non avrebbe nessun senso se non trovasse dall'altra parte una ricaduta concreta, relazionale, fisica, che tocchi davvero la vita di una persona anche in maniera scandalosa. Vi ricordo che il gesto principale di questa descrizione è Cristo che tocca i piedi degli apostoli e li lava. Ecco, soltanto quando mettiamo uno di fronte all'altro queste due scene eucaristiche, quella tradizionale, quella che noi conosciamo, con il gesto della lavanda dei piedi raccontato da Giovanni, riusciamo un po' a comprendere questo grande mistero dell'Eucaristia, che è il cuore stesso della nostra fede cristiana e che la parte più esplicita, più evidente, più visibile, più chiara della grande sapienza della croce di cui parlavamo questa mattina. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È un'indicazione interessante quella che dà Giovanni, cioè Gesù non è semplicemente uno che ha amato, ma uno che ha amato sino alla fine. Ora, iniziare ad amare è di tutti, tutti possiamo iniziare qualcosa, il problema è portarla a compimento, cioè riuscire a portare a compimento qualcosa soprattutto quando non conviene più. Perché la caratteristica dell'amore di Gesù è esattamente questo. Gesù non ci ama quando ne vale la pena, ma esattamente quando non vale più la pena, cioè quando nessuno più scommetterebbe su di noi, lui continua ad amarci. La speranza cristiana poggia su questa sua fedeltà, sul fatto che lui riesce ad amare sino alla fine. Non dobbiamo mai dimenticare questa caratteristica di Gesù, perché certe volte pensiamo che i nostri peccati hanno il potere di separarci da Cristo, hanno il potere di dividerci dall'esperienza della salvezza e della redenzione. In realtà non è così, cioè la nostra libertà ha la capacità di non usare questa grazia di Dio, ma non di dire a Dio di non amarci. Tu puoi peccare fino all'ultimo giorno della tua vita, vivere una vita dissoluta, fare esattamente il contrario di quello che ti viene insegnato nel Vangelo, ma questa cosa non obbliga Dio a non amarti. E questa è l'esperienza sconvolgente del cristianesimo, è trovarsi davanti a un amore
che non viene meno e che ci ama fino alla fine. San Paolo, il grande cantore di questo amore, a un certo punto dice così: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi? La tribolazione? La morte? La spada? Dice: né morte, né vita, né principati, né potestà, né angeli, niente, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Ecco, questo credo che sia importante quando pensiamo alla narrazione della nostra fede, assumere sempre questo sguardo. Perché se noi assumiamo lo sguardo della nostra fedeltà, delle nostre capacità, delle nostre prestazioni, in quel caso il cristianesimo è deludente. Il cristianesimo in cui noi crediamo è un cristianesimo che è dalla parte di Cristo, cioè è tutto ciò che Lui fa nei nostri confronti. E il suo amore è fedele. E il suo amore è garanzia davvero di salvezza. Ad esempio, il gesto che compie Giuda nel tradirlo è un gesto che non lo separa da Cristo. Esattamente come il gesto che compie Pietro non è un gesto che lo separa da Cristo. Che cos'è che porta alla dannazione, diciamo così, all'esasperazione, alla disperazione che gli fa togliere la vita a Pietro? La mancanza di accoglienza del perdono. Il Vangelo non ci dice che Gesù non era disposto a perdonarlo. È Giuda che non è disposto a lasciarsi perdonare. Cioè, questo è importante perché la volontà di Dio nei nostri confronti è sempre una volontà di salvezza, non è una volontà di perdizione. E lì ci guarda di un amore che vuole salvarci sempre, a patto che ci lasciamo salvare. Ecco perché la dinamica di lasciarci salvare viene raccontata poi in questa pagina del Vangelo di Giovanni. E senza questa dinamica noi non possiamo capire niente dell'Eucaristia. Perché che cos'è l'Eucaristia se non l'amore fedele, gratuito e infinito di Dio che ci ama fino alla fine? La domanda è: ci lasciamo raggiungere da questo amore? Cioè, celebrare l'Eucaristia significa lasciarci raggiungere in profondità da questo amore fedele che ci ama fino alla fine. E c'è una condizio sine qua non attraverso cui si può sedere a tavola e celebrare l'Eucaristia. Lo vediamo insieme. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. L'indicazione è interessante. Cioè, Gesù non aspetta che Giuda vada via dal cenacolo. Giuda ha i piedi lavati esattamente come tutti gli altri. Cioè, il gesto di gratuità e di amore con cui Gesù lava i piedi agli apostoli riguarda tutti, persino Giuda, persino un uomo a cui è stato già messo nel cuore il pensiero di tradirlo. Questo svuota la fede da tutto il magico che certe volte noi immaginiamo, no? Cioè, noi pensiamo che se c'è la grazia di Dio non ci stanno tutte le cose diaboliche, tutte le dinamiche del male. Se c'è la grazia di Dio, ad esempio, non ci stanno alcuni pensieri, alcune mozioni interiori, alcuni peccati. La grazia di Dio non toglie tutta la dinamica umana che c'è nel cuore di una persona. Cristo è disposto ad amarci così come siamo, anche quando dentro abbiamo il buio, anche quando dentro abbiamo la notte, anche quando dentro di noi ci sono propositi di male e non di bene. Gesù non indietreggia, continua ad amarci. È come se continuasse a sperare e a scommettere su quest'uomo fino alla fine. Cioè, se quest'uomo si perderà è perché avrà deciso lui di perdersi, non perché Cristo ha mollato la presa. Questo è importante anche quando pensiamo all'inferno. Dire che l'inferno non esiste è un'eresia. Dire che non c'è la possibilità dell'inferno è un'eresia. E solitamente noi questa roba la diciamo per giustificare la misericordia di Dio, no? Se Dio è buono, certamente non potrebbe permettere. E proprio perché è buono, non può non permettere la nostra libertà. La libertà di metterci contro di Lui in maniera definitiva. Se noi non abbiamo l'opportunità di metterci contro di Lui in maniera definitiva, non siamo liberi. E se non siamo liberi, allora non siamo nelle condizioni di amarlo. Perché l'amore è tale solo se è libero. E quindi
Noi dobbiamo ringraziare la presenza di Giuda in questo racconto, perché è la garanzia che quello che sta accadendo non lede la libertà di nessuno. Dice, siccome io sono amato, allora è sicuro che andrà a finire bene e non c'è bisogno che io sia libero. No, no, tu sei libero e lo rimani sempre. Sei talmente tanto libero che davanti all'amore di Cristo puoi metterti contro di lui, fino alle estreme conseguenze, esattamente come succede a Giuda. Gesù fa un gesto, che è il gesto di spogliarsi, di deporre le vesti. È un gesto importantissimo questo. Tra poco vi citerò un altro brano preso dall'Antico Testamento e vorrei fare una sorta di parallelismo, forse un po' azzardato, abbiate pazienza con me, ma mentre pregavo mi venivano in mente questi due brani da metterli uno accanto all'altro. Ma prima di arrivare a questo, vediamo un po' che cosa accade. Versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Nessuno parla, eh? E penso che il gesto sia stato fortissimo, ma come al solito nessuno parla e l'unico che prende la parola è sempre Pietro. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro, non mi laverai mai i piedi. Guardate che dialogo che c'è tra il devoto e il diabolico che c'è tra Pietro e Gesù. Allora, Pietro fa un discorso di una devozione immensa, cioè tu Gesù che lavi i piedi a me, no, cioè questa roba no, io non sono degno che tu mi tocchi, che tu fai una cosa del genere così umiliante, che ti metti in ginocchio davanti a me, i miei piedi sporchi, piedi di pescatore, certamente non erano piedi curatissimi, no? Avrà avuto i suoi buoni motivi per cui Pietro voleva tenere lontano Gesù dai suoi piedi, ma Gesù dice, quello che sto per fare io tu non lo capisci in questo momento, lo capirai dopo. È bello questo, questa indicazione. È come se Gesù volesse dire a Pietro, prima lasciati voler bene, dopo capirai che cosa significa questo amore. Cioè, con Gesù funziona sempre così, non è che capiamo l'amore e quindi ci lasciamo amare. Ci lasciamo amare, quindi a un certo punto cominciamo a capire qualcosa dell'amore. Cioè, la prima cosa che accade è lasciarci amare da lui. Poi cominciamo a capire qualcosa di questo amore. Ma Pietro ha le resistenze devozionali, di chi pensa di essere così distante dall'amore di Dio da non poter essere toccato da questo amore. Tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù dice, se non ti laverò i piedi, tu non avrai parte con me a tavola. Il patto è chiaro, se non ti lasci lavare i piedi non potrai sedere a tavola. Beh, voi capite subito che non c'è bisogno che io perda molto tempo dietro questa affermazione di Gesù. C'è tutto quello che questa mattina tentavamo di dire quando parlavamo della miseria. Cioè, entrare nella dinamica dell'Eucaristia significa lasciarci amare soprattutto nella nostra miseria. Finché non lasciamo che l'amore di Dio ci tocchi i piedi, cioè la parte più scandalosa di noi, la parte più sporca di noi, quella che vorremmo che nessuno toccasse, finché non permettiamo a Gesù di fare questo, non riusciamo a partecipare alla tavola, non riusciamo a capire davvero l'Eucaristia. Senza questo passaggio, il rapporto con il Signore è un rapporto devozionale, un rapporto formale, un rapporto gestito da regole, regole di buona educazione, ma non è qualcosa che ti cambia la vita. L'Eucaristia ti cambia la vita quando è innanzitutto esperienza di misericordia, non di merito, ma di misericordia. Che cosa significa questo? Che finché dobbiamo offrire a Gesù il nostro lato positivo, il nostro lavoro, la nostra fatica, i nostri sforzi, la nostra lotta alle tentazioni, va benissimo. Ma quando Gesù invece ci dice che vuole che gli consegniamo la nostra parte perdente, quella parte che noi non riusciamo ad addomesticare, che non riusciamo a tenere sotto controllo, che non riusciamo a gestire,
quella parte di noi che ci fa veramente umani perché ci fa deboli e fragili. Finché noi non consegniamo al Signore questa parte, non riusciamo a vivere davvero l'Eucaristia. Fermiamoci qui. Tenete a mente la scena di questo blocco che si viene a creare. Pietro, che non permette a Gesù di toccargli i piedi, dice: tu non mi laverai i miei piedi, e Gesù dice: se io non ti lavo i piedi, non proseguiamo, non c'è liturgia successiva, se tu non ti lasci lavare i piedi. Spostiamoci per un secondo, un po' indietro, siamo sempre nel Vangelo di Giovanni. Gesù entra in casa di un altro Simone, non è Simon Pietro, ma è Simone il fariseo. Vi ricordate che cosa accade a tavola, no? Si insinua, entra dentro questa casa una donna e mentre sono a tavola ai piedi di Gesù comincia a piangere, a bagnare i piedi di Gesù con le lacrime, ad asciugarli con i capelli. Insomma, lo spettacolo non è dei migliori, eh? Immaginate una donna che piange e con le proprie lacrime bagna i piedi e poi li asciuga anche con i capelli. La scena, diciamo, non è proprio romantica. Eppure Gesù lascia che questa donna compia questo gesto e immediatamente nella mente di Simone il fariseo dice: se fosse un profeta capirebbe subito chi è questa donna, che tra l'altro tutti conoscono. Ed è proprio in quel momento che Gesù, ad alta voce, conoscendo i pensieri del cuore di Simone, dice: sono entrato in casa tua, caro Simone, e tu non mi hai dato nemmeno un abbraccio per accogliermi. E da quando sono entrato, invece, questa donna continua a baciarmi i piedi. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato un po' di acqua per lavarmi le mani. Da quando sono entrato in casa, questa donna non smette di lavare i miei piedi con le sue lacrime. Insomma, comincia a fare questa sorta di parallelismo, no? E poi Gesù usa una frase durissima nei confronti di Simone il fariseo. Dice: a questa donna sarà perdonato molto perché ha amato molto. Quanto è difficile amare per coloro a cui è stato perdonato poco? Chi è Simone il fariseo? È un uomo che ha passato la vita tentando di non fare il male. Ma attenti che è molto pericolosa questa cosa, perché se tu pensi che l'unica cosa interessante è astenerti dal male, non fare il male, non hai capito invece che uno dei più grandi peccati su cui molto spesso tutti noi cadiamo è l'omissione del bene. Cioè, tu non hai fatto male, ma non hai fatto nemmeno il bene. E quindi noi ci siamo astenuti da fare una cosa sbagliata, ma siamo completamente analfabeti di amore. Noi non sappiamo amare. Non sappiamo amare. Allora, se qualcuno ci interroga e ci dice: ma tu hai infranto i tuoi voti di povertà, castità e obbedienza? No. Ma questa cosa automaticamente non dice che siamo capaci di amare. Perché magari abbiamo passato la vita evitando di infrangere i voti. Ma questa cosa non ci mette nella condizione di dire che abbiamo amato anche. C'è una frase presa dal diario di Jean Danielou, no? Questo gesuita, cardinale, grande teologo. A un certo punto, in una pagina del diario suo personale, quindi niente di scritto per gli altri, erano appunti suoi intimi personali, a un certo punto Danielou scrive: certe volte, con la scusa di amare Dio, noi non amiamo nessuno. Certe volte, con la scusa di amare Dio, noi non amiamo nessuno. Io credo che sia importante per ciascuno di noi non separare mai l'esperienza della misericordia dall'esperienza dell'Eucaristia, cioè l'esperienza del perdono dall'esperienza dell'incontro con l'amore di Dio. Finché una persona non fa seriamente una profonda esperienza di perdono, non riesce a capire fino in fondo il dono dell'Eucaristia. Ora voi direte: Don Luigi ci sta invitando a peccare, così possiamo essere perdonati. No, non è questo, è una consapevolezza diversa della nostra vita, e capire che la nostra vita non funziona nella misura in cui noi sappiamo elencare i nostri meriti, ma nella misura in cui sappiamo riconoscere il bisogno di essere perdonati. Gesù, per spiegare questo ai suoi discepoli, racconta la storia del pubblicano al Tempio, no? Questo a prima fila fa un discorso perfetto, dice: Signore, grazie.
Mi assomiglia tanto agli esami di coscienza che ci facevano fare quando ero al seminario minore, no? Signore, grazie per il dono della vita, perché mi hai dato la mamma, papà, perché riesco ad andare a messa la domenica, perché dico le preghiere. Ma a un certo punto quest'uomo, facendo un elenco di cose positive, aggiunge: e soprattutto grazie perché non faccio schifo come quell'uomo che è lì dietro. Vedete questo disprezzo, no? In mezzo a un elenco di cose positive c'è l'idea di fondo che io sono meglio. Questa superiorità che certe volte ci colpisce, è una malattia profonda che non ci fa sperimentare l'amore di Dio. Finché ci troviamo nella presunzione, cioè che significa presumere, cioè pensare che io quella roba lì ce l'ho, quello ce l'ho e non ho bisogno io invece di essere perdonato perché io non sbaglio, perché io mi compongo, io sto alle regole. È troppo poco stare alle regole. Madre Teresa di Calcutta, colpì ascoltare questa testimonianza su Madre Teresa di Calcutta. Voi sapete che c'è Comastri, il cardinal Comastri, che attualmente è l'arciprete della Basilica di San Pietro, che ha sempre vantato un'amicizia profonda con Madre Teresa di Calcutta. E a un certo punto domanda a Madre Teresa di Calcutta, forse agli inizi del loro rapporto, che cosa devo fare per crescere di più nell'amore di Dio, nella preghiera, eccetera? E Madre Teresa dice: devi fare quello che non ti viene chiesto. Cioè, a te come prete ti viene chiesto di dire il breviario, di andare a messa, di fare questo, questo, quest'altro. Dici: questo non è l'amore. L'amore è quello che non ti viene chiesto, quello che è fuori dallo schema, quello che nessuno viene a verificare, quello che non fa parte dei voti. Quello a cui tu non devi rendere conto, quello che esula l'esame di coscienza. Questo è l'amore. È un di più. Un di più che non ti viene chiesto. Soltanto quando tu ti accorgi che il Signore ti ama soprattutto nella tua incapacità, che Lui sa che cos'è la tua debolezza, sa benissimo come ci si sente quando si è umiliati dal peccato. Lui sa che cos'è l'angoscia. Sa che cos'è la depressione, sa che cos'è il pensiero che a volte ci viene di voler morire. Tutte cose che noi teniamo nascoste, che abbiamo appiccicato sotto la pianta dei nostri piedi, che abbiamo nascosto sotto i nostri tappeti, ma l'amore di Dio finché non arriva lì, finché non tocca quella parte lì della nostra vita, non ci prepara davvero al dono dell'Eucaristia. Ecco, senza azzardare nulla di eretico, quando noi uniamo il sacramento della riconciliazione con l'Eucaristia, non stiamo dicendo, e questa è una cosa molto pericolosa quando la insegniamo alle persone, dice: dopo che ti sei confessato, adesso puoi accostarti all'Eucaristia, nel senso che una persona che pensa che siccome si è confessata, da quel momento in poi merita l'Eucaristia, non ho ancora capito niente del mistero dell'Eucaristia, che tu puoi anche confessarti migliaia di volte, ma rimane uno spazio infinito tra quello che viene celebrato e i tuoi meriti. Tu non ti trovi lì nella condizione di poter dire adesso merito prendere l'Eucaristia, no? Noi abbiamo unito questi due sacramenti per dire che senza una profonda esperienza di perdono non si comprende la profondità dell'amore che viene celebrato nell'Eucaristia. In questo senso, lasciarlo formalmente come un se ti confessi puoi accostarti all'Eucaristia, capite che è una visione così superficiale dei sacramenti che rovinano anche i sacramenti stessi. Questo sta a significare che sono due forse i peccati gravi che noi compiamo. Accostarci all'Eucaristia senza essere in grazia di Dio e non accostarci all'Eucaristia. Cioè, sono due peccati gravi. Quindi non è semplicemente il fatto che tu dici non mi accosto all'Eucaristia perché non sono in grazia di Dio. Il fatto che non ti accosti rimane un peccato grave perché il Signore ti ha dato tutti gli strumenti per poterti accostare a quell'amore. Ti ha dato l'esperienza del perdono e l'esperienza di riempire di un amore gratuito e trasformante la tua vita. Adesso vedremo perché è trasformante. Insomma, Pietro rimane inchiodato davanti a questa affermazione di Gesù: se non ti lavo i piedi, non siedi a tavola. Ma siccome Pietro non ha mezze misure, io dico spesso, lo dico spesso soprattutto quando mi tocca predicare a sacerdoti dove ci sono anche vescovi, dico che se il curriculum di Pietro fosse passato dalla congregazione per i vescovi, lo avrebbero bocciato.
non ha le caratteristiche di un vescovo, non ha l'equilibrio che dovrebbe avere, cioè non ha tutte le carte a posto. Eppure vi ricordo che Gesù l'ha scelto e l'ha scelto come Pietro. Gli disse Simon Pietro: sentite l'eccesso di quest'uomo. Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Deve esagerare, no? Non c'è, no? E Gesù, ancora una volta: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi. Ma non tutti, sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Ecco, è come dire: ah, adesso ho capito che ho bisogno di essere perdonato, allora tutto, dobbiamo lavare. Signore, solo questo, quello di cui tu hai bisogno. C'è una misura anche nella misericordia, nel senso che abbiamo bisogno di incontrare in una parte reale e vera di noi l'amore di Dio, altrimenti diventa sentimentalismo. E la cosa peggiore del cristianesimo non è solo la caduta gnostica del cristianesimo, ma anche quella sentimentalista. Abbiamo bisogno di un cristianesimo invece reale. Bene, fermiamoci un attimo qui ed ecco il brano che volevo suggerirvi. Siamo al secondo libro dei Re, al capitolo 5. Secondo libro dei Re, capitolo 5. La storia che stiamo per leggere è un'altra storia famosissima, che è la storia di Naaman il Siro. Voi sapete che non solo è famosa in sé la storia, ma viene citata anche nel Nuovo Testamento, viene citata anche nel Vangelo come esempio. A nessuno fu mandato, nessun lebbroso fu guarito se non Naaman il Siro, cioè uno fuori dalla cerchia degli israeliti fu guarito. Ma ascoltiamo. Naaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il signore aveva concesso la vittoria agli aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso. Voi sapete che la lebbra è una malattia di maledizione, e lo è per un motivo molto semplice: chi si ammalava di lebbra doveva essere scartato dalla società, allontanato, perché è una malattia altamente infettiva. E quindi è la personificazione, la lebbra è la personificazione dell'essere tagliati fuori da una relazione, cioè tu entri in una asocialità, cioè vieni tirato fuori dalla società. E vi dico questo perché? Perché certe volte la lebbra di cui noi soffriamo è qualcosa che ha toccato le nostre relazioni. Ad esempio, quando una persona soffre, a volte non si sente più capita dagli altri ed è come se fosse malato di lebbra, cioè non si sente più compreso. Tu vivi in una comunità, ma ti senti solo. Sei sposato con una persona, ma ti sembra di essere isolato. Vivi immerso a tante persone che lavorano accanto a te, ma ti senti come se tu fossi abbandonato. Tanti motivi rompono la nostra capacità di stare nelle relazioni. Quindi la lebbra non è semplicemente una malattia in senso fisico, ma prefigura tutto quello che ci separa dagli altri. Io non lo so che cosa aveva toccato la relazionalità di Naaman tanto da farlo essere un malato di lebbra. Forse lo intuiamo nella storia, però. Ora, bande aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una giovinetta che era finita al servizio della moglie di Naaman. Vedete quello che dicevamo questa mattina? Se tu leggi la storia semplicemente come cronaca, quello che succede è un'ingiustizia. Hanno rapito una ragazza e l'hanno presa come bottino di guerra. Eppure il Signore usa una cosa così ingiusta come il rapimento di una ragazza per compiere una sua opera. Essa disse alla padrona: se il mio signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra. Quando uno non ha niente da perdere, si rivolge a chiunque, anche a Sai Baba. E così fa Naaman, si mette in viaggio alla ricerca di fortuna. Naaman andò a riferire al suo signore: la giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così. E il re di Aram gli disse: vacci, io invierò una lettera al re di Israele. Quegli partì prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 vestiti. Giustamente, se tu vuoi qualcosa la devi pagare. L'idea di fondo è questa, che è la mentalità dell'uomo. Guardate che noi siamo convinti che, ad esempio, l'amore va meritato. Però
Purtroppo questo viene anche un po' dalla nostra educazione. Chi, non lo so se a voi avete fatto questa esperienza, no? Un bambino che sente dire dalla madre: se non ti comporti bene, la mamma non ti vuole bene. No, aspettate, cioè la madre vuole bene a un figlio, anche se è il peggiore. Non puoi legare l'amore di una madre a un figlio da come si comporta il figlio. Questa struttura purtroppo ce l'abbiamo così forte dentro di noi che ce la riportiamo tale e quale nella vita spirituale. Allora ci convinciamo che tutti abbiamo bisogno dell'amore di Dio, ma che quest'amore di Dio costa 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 vestiti, si paga. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lebbra. Immaginate per un politico leggersi una roba del genere, no? Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Cioè, ha preso questa come una provocazione, dice: la stanno facendo apposta perché devono far scoppiare la guerra, no? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora, l'immagine è questa: arriva Naaman con tutta la corte, tutto vestito da soldato, quest'uomo che ha una posizione e veste una posizione, si presenta così davanti al profeta Eliseo. Eliseo non esce. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà come quella di un giovinetto e sarai guarito. Allora, questo è arrivato con tutta la corte, è arrivato con 10.000 sicli d'oro, 10 talenti d'argento, i vestiti, tutto quello che volete, arriva lì con i cavalli, il profeta non esce nemmeno da casa, manda un SMS dicendo: guarda, l'unica cosa che puoi fare è andarti a lavare nel mare, nel fiume, lavati lì 7 volte e sarai guarito. Che delusione! Che delusione! Infatti Naaman rimane profondamente deluso. Naaman si sdegnò e se ne andò protestando. Sentite, ecco, io pensavo, certo, verrà fuori, si fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata, e sparirà la lebbra. Cioè, deve fare la magia, deve uscire fuori, deve dire le parole, deve gridare al Signore, muovere un po' così e via, abracadabra, non c'è più la lebbra. Che delusione. Forse fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele? Ha ragione. Non potrei bagnarmi in quelli ed essere guarito? Si voltò e se ne partì adirato. Allora, vedete, è un uomo pieno di sé. È un uomo che crede, la cosa peggiore, i psicanalisti dicono che la cosa peggiore per una persona è quando un re è convinto di essere re, cioè quando tu sei troppo convinto della tua posizione, no? Questa è la cosa peggiore di tutte. Allora, quando questo accade, è difficile che la grazia di Dio possa operare. Perché? Perché la grazia di Dio opera nella maniera più semplice possibile, ma siccome noi siamo dei complessati, non riusciamo ad accettare le cose semplici. L'Eucarestia è una cosa semplice, ma finché tu ti avvicini con i tuoi complessi non riesci a far agire la grazia semplice che agisce nell'Eucarestia. Cioè devi spogliarti, devi rinunciare al tuo sé, devi toglierti la tua posizione, devi toglierti l'armatura. E vedete, quest'uomo praticamente è invitato dai suoi servi a avere un atteggiamento di umiltà, cosa che non ha. Si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l'avresti forse eseguita?
Se ti avesse detto scala quella montagna con un solo braccio e cammina sul... tu l'avresti fatto, è un guerriero, immaginate un po' se si tira indietro a una sfida del genere. Tanto più ora che ti ha detto bagnati e sarai guarito. Allora quest'uomo pieno di sé ascolta i suoi servi e fa una cosa che dovrebbe essere una scuola per ciascuno di noi. È racchiuso in un unico versetto, sentite che cosa fece. Egli allora scese e si lavò nel Giordano 7 volte, scese. Scende da cavallo, si toglie i vestiti, l'armatura, si spoglia. Tutto quello che prima era la sua posizione, la sua identità, la abbandona. Nudo, con la sua lebbra, immaginate la vergogna di mostrarsi davanti a tutti, malato di lebbra. Malato di lebbra. Quest'uomo deve fare un passaggio, cioè deve rinunciare alla sua superbia e deve assumere l'autenticità come misura. E che cosa fece? Scese 7 volte nel Giordano, secondo la parola di Dio, dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto. Egli era guarito. Quando noi torniamo autenticamente a quello che siamo, ammettendo la nostra lebbra, in quel momento agisce la grazia di Dio. La grazia di Dio ci guarisce. Cioè la grazia di Dio ristabilisce quello che noi abbiamo perduto e che non riusciamo più ad avere. Ma vedete, quest'uomo ha già fatto una conversione profondissima, si è messo in viaggio, è andato a cercare questo, ha dovuto rinunciare al suo sé, è guarito, ma ancora dentro di sé la struttura che si paga. Infatti, da guarito, torna da Eliseo e dice, tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio. Entrò, quindi, prima voleva che Eliseo uscisse fuori, ma Eliseo non esce. Entra lui da Eliseo, entrò, vedete com'è cresciuto in umiltà, e si presentò a lui dicendo, ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele, ora accetta un dono dal tuo servo. Quanto è il conto? Questo significa. E quegli disse, per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non la prenderò. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse, se no, almeno sia permessa al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne portano 2 muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Quindi non soltanto Eliseo rifiuta di farsi pagare per quella grazia, ma si porta via pure un po' di terreno. Vedete, io credo che una cosa che a volte nella storia della Chiesa tante volte ci siamo scontrati con questo tipo di mentalità. L'amore di Dio non ha prezzo e non si compra e non può essere fatto materia di commercio. La grazia di Dio è gratuita, è infinita e non bisogna mai commerciare con la grazia di Dio in tutti i sensi, non soltanto in termini di denaro o di cose, ma anche in termini di meriti, di idee strane. Perché? Perché se all'Eucaristia togliete la categoria della gratuità, non è più l'Eucaristia. Ecco, vi dirò qualcosa, ma so che siete abbastanza più intelligenti di me per intuire che non sto dicendo un'eresia. Ma vedete, il problema fondamentale quando noi incontriamo l'amore di Dio è che il Signore non ci ama con l'intento di convertirci. Ci ama e basta. L'amore che Lui ha nei nostri confronti è talmente gratuito che se c'è una conversione, questa cosa nasce dalla nostra libertà, non da un senso di colpa. Se tu mostri un crocifisso e dici, guarda quanto ti ha amato, ti sta venendo il senso di colpa, vedi se ti comporti bene adesso, questo non è l'amore di Dio.
Dio non ha ragionato così nei nostri confronti. Dice Paolo che Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici. Cioè quando noi non meritavamo che lui morisse per ciascuno di noi. Avete in mente la storia di Zaccheo? Gesù non mette condizioni quando entra in casa di quell'uomo. Non dice, entro a patto che tu ti converti. Quante volte Gesù sarà entrato in casa di peccatori e non si sono convertiti? Non hanno cambiato vita. Il fatto che Zaccheo cambia vita è una decisione di Zaccheo, non un obbligo che gli mette Gesù. Gesù lo ama gratuitamente, lo ama per quello che è. Lo ama anche se non si convertirà mai. E questo è lo scandalo dell'amore gratuito di Dio. Che il Signore ci ama anche quando noi non ce ne facciamo niente di quell'amore. Anche quando noi continueremo a vivere la stessa vita di prima. Ora, se Gesù non mette condizioni al suo amore, chi siamo noi per metterci un prezzo a quell'amore? Per voler lucrare dall'amore di Dio. Non si può lucrare dall'amore di Dio. Non si può dare un prezzo all'amore di Dio. E non si può pensare che Dio ci ama con uno scopo. Dio ci ama perché ci ama. Punto. Se c'è una cosa che forse dovremmo approfondire a livello teologico, è proprio il fatto che uno possa andare a finire eternamente nell'inferno non toglie nulla al fatto che Dio può continuare ad amare in eterno quella persona. Non viene meno il suo amore. È la percezione di Dio, la presenza di Dio che quella persona non riesce a sentire più, a vedere più. Questa è la disperazione dell'inferno. Ora, Eliseo ci insegna che l'Eucaristia è sempre gratuità, sempre, sempre gratuità. Ed è la celebrazione della gratuità. Quando pastoralmente, o magari immaginate, senza che ve lo immaginate, guardando la vostra vita di ogni giorno, no? Dice adesso mi comporterò in maniera diversa con quel confratello, così me lo guadagno, me lo conquisto. Magari ha un carattere difficile, ma se lo prendo in questo modo forse cambierà, si comporterà diversamente. Ma l'amore che ci chiede Cristo è voler bene a quella persona, anche se rimarrà così storto per tutta la vita. Tu sei disposto a voler bene a una persona, anche se non cambierà mai. Perché Cristo così ci ha amati. Ci ha amati con un amore così gratuito. Ma quello che succede subito dopo è interessante ed è drammatico. Perché? Perché c'è il servo di Eliseo, Geazi, che ha una bruttissima idea immediatamente dopo la partenza di Naama. Geazi, spero che sia giusta, biblisti, correggetemi, servo dell'uomo di Dio Eliseo, disse fra sé: ecco, il mio signore è stato tanto generoso con questo Naaman arameo da non prendere quanto egli aveva portato. Per la vita del signore gli correrò dietro e prenderò qualcosa. Giustamente dice questo, non si è preso proprio niente, ma anche 100 euro, su, fammi andare dietro, su. E allora si mette a correre, guardate, la scena è bellissima. Gekasi inseguì Naaman. Questi, vedendolo correre verso di sé, fermò tutto. Scese dal carro per andargli incontro e gli domandò: tutto bene? E certo, vedi uno che ti sta rincorrendo da dietro, no? Quegli rispose: tutto bene. Il mio signore mi ha mandato a dirti: ecco, proprio ora sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim, da parte dei figli dei profeti. Dammi per essi un talento d'argento e due vestiti. E dice: no, mio signore non vuole niente, però sai, sono venuti dei poveri. Dacci qualcosa per i poveri, a noi no, però per i poveri. Guardate, guardate che sottile furbizia, cose che non succedono nella chiesa ovviamente, no? Però solo ai tempi di Naaman il Siro. No, 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 a noi niente, ai poveri che ci stanno venendo qui. E Naaman disse: è meglio che tu prenda due talenti, e insistette con lui. Legò due talenti d'argento in due sacchi insieme con due vestiti e li diede a due dei suoi giovani che li portavano davanti a Gekazi. Giunto all'Ofel, questi prese dalle loro mani il tutto e lo depose in casa. Quindi rimandò gli uomini che se ne andarono. Ha preso l'offerta per i poveri, ovviamente. Poi egli andò a presentarsi al suo padrone. Eliseo gli domandò:
Gekazi, da dove vieni? Rispose, il tuo servo non è andato in nessun luogo. Quegli disse, non era forse presente il mio spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave? Ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre. Egli si allontanò da Eliseo, bianco come la neve per la lebbra. Vedete, avevamo detto all'inizio che la lebbra è malattia che rompe le relazioni. Quando noi smettiamo di essere gratuiti ed entriamo in una mentalità commerciale della vita e della grazia di Dio, siamo come malati di lebbra. È una chiesa lebbrosa, una chiesa che vive così. La povertà è l'unico antidoto che ci mette nelle condizioni di guarire da una lebbra simile, perché ci riporta alla natura stessa dell'amore di Dio che è gratuito. Perché quando tu sai che l'amore di Dio è gratuito, sai che quell'amore provvede a te e non hai bisogno tu di far questo, di usare furbamente dei beni del mondo per poter andare avanti. Lo fai magari con retta intenzione, ma fai la fine di Gekazi. Io penso che sia un monito per ciascuno di noi, perché soltanto dall'esperienza della gratuità noi possiamo essere guariti, ma il nostro amore deve diventare un amore gratuito. Se non è un amore gratuito, allora non è l'amore di Dio. Ora vi rubo solo altri 5 minuti, so che abbiamo sforato un po' la nostra meditazione, per dirvi solo ultime due cose, due parole sull'Eucaristia, due parole chiavi sul mistero dell'Eucaristia, che sono la parola offrire. Questa mattina parlavamo e dicevamo che abbiamo dimenticato un po', nelle nostre riflessioni teologiche, nella nostra vita spirituale, il valore dell'offerta. Ecco, vorrei dirvi questo. L'Eucaristia ci dice che tutto ciò che non offri lo perdi. Quello che non viene offerto va perduto. Tutto ciò che offri invece il Signore lo trasforma. Allora, che cosa accade durante la celebrazione eucaristica? Che il pane e il vino che offriamo sull'altare diventano il corpo e il sangue di Cristo. Ora, spiritualmente su quell'altare noi offriamo che cosa? La fatica, il lavoro dell'uomo, la sofferenza, il dolore innocente. Che cosa offriamo su quell'altare? Le ansie di una famiglia, il grido dei poveri, tutto quello che raccogliamo come, umanamente parlando, di nostro e delle persone che ci sono intorno a noi, noi lo offriamo su quell'altare. Se tu lo offri, il Signore non è che te lo spiega, ma lo transustanzia. Qui ci vuole la filosofia per salvarci e farci capire il significato di questa cosa, cioè che formalmente è tutto uguale, formalmente. Tu torni a casa con la medesima sofferenza, con la medesima, ma in sostanza è diventato corpo e sangue di Cristo. Le cose che tu offri, il Signore le trasforma in redenzione. Allora, questo è quello che conta di più della nostra vita. Nella nostra vita dobbiamo avere sempre l'intelligenza e la furbizia di offrire tutto, di offrire le nostre ansie, di offrire persino i nostri peccati. Ci sono dei giorni in cui al Signore possiamo solo offrire pietre, solo offrire peccati. Che cos'è il peccato? È letame. Ma voi sapete che il letame, se tu lo metti nella terra, diventa concime. Se te lo tieni tu, è solo letame. Il gesto dell'offerta trasforma una cosa così, come uno scarto, in un fertilizzante. Il potere che ha Cristo nell'Eucaristia è quello di transustanziare la realtà. Il nostro ruolo è quello di raccogliere il reale, tutto quello che incontriamo, e di portarlo sull'altare, perché su quell'altare diventi redenzione. Ciò significa che nel momento della comunione, quando noi o un fedele si avvicina, ci viene restituito quello che abbiamo offerto. Ma quando ci viene restituito, ci viene detto, il corpo di Cristo è diventato redenzione. Io credo che il mondo abbia bisogno di riscoprire
quello che accade, la transustanzazione che accade nell'Eucaristia. Questo cambiamento sostanziale che ci dà l'Eucaristia. Senza l'Eucaristia il mondo sarebbe semplicemente la somma di scarti, di ingiustizie, di cose impensabili, insopportabili. Tutto il dolore del mondo rimarrebbe solo dolore del mondo. Nell'Eucaristia tutto il dolore del mondo, tutto il bene o il male, la gioia o il dolore del mondo diventano Cristo, diventano redenzione. È un mistero immenso quello dell'offerta che capita nell'Eucaristia, diventare redenzione, l'offerta che fa diventare le cose redenzione. Seconda parola, Gesù aveva promesso ai suoi discepoli: io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. È una delle caratteristiche che a volte noi dimentichiamo, cioè che Gesù risponde a tutti i nostri bisogni soprattutto con la presenza, con la sua presenza. Freud racconta in uno dei suoi scritti che la sua nipotina soffriva di una paura, la paura del buio. Io lo so perché da bambino ho sofferto della stessa paura, chissà se l'ho superata, vabbè, la paura del buio. Bene, voi sapete che quando tu hai una paura si scatena dentro di te una parte irrazionale, non razionale. Allora, cosa facevano i genitori di questo bambino? Era un bambino, credo. Lasciavano la luce accesa. Ma man mano questo bambino cresceva. E uno deve affrontare quella paura. Una sera la madre ha detto al figlio: basta, stasera spegniamo il lume. Doveva arrivare prima o poi il giorno in cui uno deve affrontare sta paura del buio. E questo bambino dice: va bene, spegni la luce, ma tu non andartene. E parlami. La tua parola per me è come la luce accesa. È bella questa cosa. Cioè, la presenza di questa donna nel buio dava coraggio a questo bambino di affrontare il buio. Cristo è questo nella vita di ciascuno di noi. Non è uno che accende sempre la luce, non è uno che fa scomparire le nostre paure o che ci risparmia le cose che la vita ci mette davanti, ma che ci dice che non siamo soli in quello che stiamo vivendo. L'Eucaristia è una dichiarazione di presenza di Cristo nella storia dell'uomo. Da quando Cristo è entrato nel mondo, da quando Cristo è arrivato al grande mistero dell'Eucaristia, nessuno di noi può più dire di essere solo. Perché non c'è buio dell'uomo che non sia riempito dalla presenza. Qual è la difficoltà che noi facciamo? Noi scambiamo il sentimento dell'assenza con l'assenza. Cioè, noi a volte ci sentiamo soli, ma la nostra fede ci dice che non siamo soli, anche quando ci sentiamo soli. È un memoriale. Io credo che dovrebbe crescere dentro di noi, così come la grande consapevolezza dell'offerta, la grande consapevolezza della presenza di Dio, di Cristo soprattutto. E nell'arco della storia della Chiesa, l'adorazione eucaristica fondamentalmente è un grande esercizio di renderci consapevoli di questa presenza, di celebrare questa presenza, di dire che quella presenza può cambiare le cose, può cambiare il buio. Perché se lui abita quel buio, il buio non è più buio. C'è un canone di Teisei che canta proprio così, no? Questa notte non è più notte davanti a te. Il buio come luce risplende. È la presenza di Cristo che rende la notte non più buia. E qui vi lascio quest'ultima domanda, così come l'ho fatto con l'offerta. Quanto e che peso ha la presenza reale di Gesù dentro la nostra vita? Quanto questa presenza reale è presente dentro la nostra vita fino a far arretrare il buio che certe volte abitiamo? Ecco, concludiamo così. L'Eucaristia è questo scandaloso accostamento tra il pane e i piedi. E non dimenticarci mai che quello che celebriamo sull'altare deve essere vero soprattutto nell'amore ai fratelli. Ma non un amore qualunque ai fratelli, un amore soprattutto alla miseria dei fratelli.
e saper amare anche noi la miseria dei nostri fratelli. È questo che ci insegna l'Eucaristia. Un giovane grande santo italiano, Pier Giorgio Frassati, un giovane normalissimo, che frequentava ingegneria, che era fidanzato, che immaginava la sua vita come laico, morto giovanissimo a 24 anni, questo ragazzo tutte le mattine andava a messa, i suoi amici ogni tanto lo prendevano in giro per questa cosa, e lui diceva: tutte le mattine il Signore mi viene a trovare nell'Eucaristia, ogni giorno io restituisco la sua visita nei poveri. Povero non è solo chi manca del pane, povero è sempre chi non può darci il contraccambio, e magari è una persona che vive con noi, che non può darci il contraccambio, né di simpatia, né di tempo, né di benevolenza. Siamo disposti a restituire la visita al Signore, soprattutto nella miseria dei nostri fratelli. Siamo disposti a tenere insieme il pane e i piedi. Ecco, questo è il mirabile e scandaloso sacramento dell'Eucaristia. Buona preghiera.